lui non rispose ai loro saluti obbligati. Distratto com'era dalle pennellate di cruda e nera realtà, alle quali in tanti anni non si era mai abituato. Il ragazzo era lì, al centro dei flash dei fotografi della scientifica, riverso su un pavimento lercio e circondato da mozziconi di sigaretta bagnati e da qualche pass lasciato cadere a terra e calpestato. Era in piedi, ferma e di spalle, lo sguardo perso oltre un orizzonte per lei ormai invisibile, oltre l'orrore al quale aveva assistito e dal quale, chissà come, era riuscita a fuggire. La ragazzina si voltò, i capelli lunghi chiari appiccicati alle guance, gli occhi spenti e il cuore puro.